Dopo tutti i video sulla logica che ho fatto, come potevo non portare anche questo argomento? Ne mento. La logica dei Bratorix. Vi posso scommettere quanto vi pare che almeno una volta guardando un Bratorix avete pensato qualcosa del tipo: ma quel Bratorix nel 99% è un tassista. Non dico che gli horror sono fatti male, solo che c'è... Beh, c'è... Sono fatti male. Deve sempre morire qualcuno all'inizio. Perché? 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 Vuoi dimostrare che quel mostro è pericoloso? Fallo vedere in un'altra maniera? Azzo, devi ammazzare qualcuno ogni santa volta. Non mi credete? Ebbene, ditemi un attimo. Prendiamo un film molto famoso ultimamente. Bratorix! Non è morto nessuno, ovviamente, a inizio. Ah no, aspettate. Avete capito cosa intendo, ragazzi? Deve sempre morire qualcuno. Chissà in quanti in questo momento ho colpito dritto nel cuore con le mie affermazioni, eh? Non avete scuse, siete scuse. Un altro esempio di genialità dei protagonisti dei film horror. Sei stato attaccato nel piano di sotto, per esempio nella cucina? Cosa fai? Ovviamente scherzo. Perché lo fanno? Maledizione! Nel frattempo passi anche davanti a It. Lo saluti e dici: ah sì, scemo. Perché vai nel piano di sopra invece di scappare di sopra invece... Bratorix, mi devi dire... Come ti chiami? Dove abiti? Come ti abiti? Ratrix, dove ti chiami? Ratrix, me lo devi dire, assolutamente. Aspetta che vado a morire sopra, non ti preoccupare per me. Ciao a tutti! Ti lanci fuori dalla finestra, dal primo o dal secondo piano. Non fa male, o quasi. Un altro esempio, che capita molto spesso negli horror e soprattutto in Cenerentola. Non importa quanto sapete correre in fretta, Bratorix, camminando, ovviamente, si fa la passeggiata, vi raggiungerà. Ma oltre che apparirà casissimo fuori dall'oscurità, letteralmente dal nulla, non credo avesse altri poteri. Quindi voglio sapere come diamine fa. Ha tipo dei pattini a rotelle sotto alle scarpe, quindi, cioè, facendo un passo, scivola verso avanti, e in questo modo, va... più veloce? Non lo so. Volete un altro esempio della fantastica logica? Avete presente per caso questa frase? Bon hai questa domir? Ditemi, quante volte lo sentite? Secondo te, questa persona ti va a rispondere? Ti dice: sì, vieni un attimo in cucina che vado a morire sopra, non ti preoccupare per me. Più che altro, parlando, facendovi sentire, fate capire dove siete. E questa cosa non va bene. Cioè, capitemi, almeno così avete l'elemento della sorpresa, sorprendete il nemico. Mi sembra anche giusto. Un'altra cosa che, però, in questo caso, non posso biasimare nessuno perché probabilmente lo farei anch'io. Le persone che urlano Bazooka! Sperando che, in questo modo, questa persona ti sta per uccidere. A questo punto, veramente mi dispiace per lui. A meno che non sai arrivare a frequenze così alte o potenti da fargli implodere i timpani. In quel caso provaci, non lo so, magari ci riesci. Adesso invece argomento off topic, perché mi piace argomento off topic, no, delle vostre teste. Vi siete mai accorti che la probabilità di trovarvi un scienziato che vi uccida 300%, 100%, poi per tutto il resto della giornata, ah, non vi preoccupate, sono a posto, ma la notte oppure mentre guardiamo un film horror o qualcosa del genere, non ci pensate neanche. Io in questo caso ho due teorie. Uno è un idiota, o due è un idiota. In questo caso è un idiota. Bratorix, nei film è scemo. Fa cavolate di questo tipo. Sempre. Sempre. Che cavolo era? Provate solo a uscire dalla stanza da letto che vi ritrovate il... Oddio, quanto l'ho detto strano. Buona fortuna. Bratorix. Vedete questo schermo nero con un filo di luce sulla faccia? È un idiota. Scusate, voglio vedere qualcosa, maledizione, una volta ogni tanto. E questa qui l'ho lasciata per ultima perché, sinceramente, non ne sono al 100% d'accordo. Visto che ultimamente, essendosene finalmente resi conto, maledizione, diciamo che questa cosa non succede più. Prima succedeva veramente spessissimo il fatto che se c'era una persona di colore nel film, doveva morire per forza. E nel 90% dei casi era la prima a morire. Niente, queste erano più o meno le cose che dicevano ai produttori dei film e quindi hanno smesso. Vabbè ragazzi, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se conoscete altri esempi di logica degli horror, scriveteli nei commenti, sono curioso di vedere... Bye.
se questo video vi è piaciuto, date una zampata sul mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!